siamo alla Fiera del Mobile di Milano, 50.000 presenze al giorno, quindi il 50% dell'Expo giornaliero lo fa solo la fiera, organizzata in una maniera straordinaria, secondo me. Non faccio mai complimenti, lo sapete come sono incazzato con tutti, però qua ho ceduto su dei divani bellissimi di artigiani italiani che modellano mai ormai i divani sui culi dei cinesi, quindi ho dovuto prendere 3 divani in uno per sedermi. Però a parte questo, è una struttura secondo me che mette in rilievo chi siamo veramente. Sai che l'Italia è il paese numero uno nel mio settore, come investimento in ricerca e sviluppo. Noi investiamo circa 52 milioni di euro, il design e la ricerca, materiali nuovi, più della Germania, più della Francia, più di qualsiasi altro paese. Siamo gente che fa non miracoli camminando sulle acque, ma artigiani che dovrebbero essere protetti, che la spina dorsale del nostro paese. Sapete noi come siamo con i piccoli imprenditori, i medi imprenditori, e quindi noi dobbiamo essere grati a questi grati falegnami. Dove sono i falegnami? Idraulici, dove siete? Elettricisti, siete scomparsi. Dobbiamo ricomporre questo tessuto sociale dell'uomo che fa le cose con le mani, perché siamo ridotti a uomini che fanno le cose con le mani, che sono cose irripetibili. Quindi torniamo a far convergere la tecnologia, l'alta tecnologia, il tecno, con la nostra arte di fare le cose. Ossia, qui c'è un software dove praticamente con le dita si disegna lo spazio, si rende conto, poi gomiti ogni 5 minuti, però così facciamo capire che cosa è un progetto in maniera più completa. Non è interessante. Quindi tu fai già vedere il lavoro finito al cliente, e gli fai vedere nel suo spazio cosa fai vedere. E siamo dentro una struttura che ormai non ci permette di fare cose, perché o non ci sono i finanziamenti, o ci sono le tasse, o sono tartassato. Ho visto un artigiano che lavorava di nascosto, mi ha detto: non lo dica nessuno che mi ha visto lavorare. Insomma, allora bisogna ricominciare a ripensare un mondo che converga l'alta tecnologia con la nostra piccola e media impresa, cosa che è nel nostro programma. Ma non sono venuto qua a parlare di politica, sono venuto qua a camminare sulle acque, come farà un artigiano. Dovrà essere in grado di camminare sull'acqua per sopravvivere, se no va giù, e quando andrà giù si troverà fino a qua, ma non di acqua. State bene a tutti, fate del bene a tutti, grazie.